a tutti e benvenuti sul canale. Oggi facciamo un video un po' diverso, come vedete ci sono struccata perché ho intenzione, mi sono appena arrivate le spugnette del marchio Instylish, non so come si pronuncia, credo Instylish, credo, Instylish. E voglio appunto testarle con voi. Ne sono arrivate due. Una l'ho bagnata. Adesso ve le faccio vedere comunque meglio. L'idea che mi è venuta in mente è di mettere alla prova realizzando un intero trucco con le spugnette, quindi senza l'utilizzo di pennelli. Vediamo un po' cosa ne uscirà fuori. È un esperimento. Allora, intanto vi parlo delle spugnette che appunto potete trovarle sul sito Instylish, non ce la posso fare, che troverete comunque nell'info box. Io ho scelto queste qui, che sono due spugnette e venivano 9 dollari, quindi non c'è dogana perché comunque siamo sotto i 20 euro. Sotto i 20 euro, dollari, non so, vabbè, comunque. Considerate che 9, no, erano 9 dollari e 99, che equivalgono a 9 euro. Quindi due spugnette 9 euro, pochissimo, sono 4,50 spugnetta. E le spugnette vi arrivano entrambe così, come dimensioni. Questa rosa ha il doppio taglio, fatta così, molto carina. E poi c'è quest'altra che invece vi ho bagnato, che è bordeaux ed ha il taglio tipo classica Real Technique. Quando vi arrivano entrambe questo formato, quando le bagnate, guardate quante crescono, tantissimo. Ma al di là di questo, allora vi volevo dire che vi lascio nell'info box il link al sito, il link dove è diretto a queste spugnette. Ma cosa importantissima, troverete nell'info box anche lo sconto, il mio codice sconto, perché col codice Ossessione 10 potete acquistare queste spugnette addirittura al 10%. Ma il codice lo potete utilizzare per qualunque cosa presente sul sito. Loro hanno anche pennelli, hanno anche make-up, quindi un po' di tutto, veramente molto interessante. I prezzi sono molto contenuti. Ma partiamo subito. Poi esteticamente sono molto belle, mi piace proprio anche questo abbinamento di colori. Comunque, partiamo. Allora, partiamo con il fondotinta e ho scelto come fondotinta l'Altimix di Bourjois nel colore 51. Vado ad applicare direttamente con la spugnetta. Aspettate che intanto accendo lo specchio così magari mi vedo anche. Possiamo fare. Vai, accenditi. Se vedete. Allora, intanto vi voglio dire che queste spugnette sono morbidissime. Intanto, prima di ogni cosa, non mi pagano per farmi questa recensione. Sia ben chiaro, ovviamente. Non mi si fila nessuno, non vengo assolutamente pagata. Comunque, sì, al di là di questo, le spugnette da asciutte sono morbidissime, ma quando le bagnate diventano proprio morbide, morbide, morbide. E devo dire che la stesura mi sta piacendo tantissimo. Questa è la primissima volta che le provo con voi. Assolutamente ottimo, perché non si sta mangiando tutto il prodotto. E me lo sta applicando veramente molto molto bene. Sapete ovviamente che applicare il fondotinta direttamente con la spugnetta come sto facendo io, se generalmente la spugnetta se non è di qualità se lo mangia tutto, quindi sul viso non applicate niente. Come vedete io invece sto applicando tantissimo prodotto, che mi piace comunque una base bella strutturata. Devo dire che per ora si stanno comportando veramente molto molto bene. Quindi sia per la morbidezza che per come si è ingrandita, che per come stanno applicando il fondotinta, direi che mi sembrano delle spugnette di grande qualità che varrebbero molto più di quello che costano. Scelto tra l'altro di testarle con questo fondotinta che conosco, so che è un buon prodotto, ma non è il mio fondotinta della vita, che come sapete il mio fondotinta preferito è quello di Estée Lauder, perché appunto so che con quello comunque, comunque l'applico è perfetto, quindi volevo appunto che la recensione fosse oggettiva. Ok, direi che possiamo fermarci. Però vediate, assolutamente un effetto omogeneo perfetto.
applichiamo il correttore, in questo caso applicherò il Liquid Camouflage di Catrice, questo nel colore 05. E vado anche a farci un leggero highlighting. Leggero, mica tanto l'ho messo abbastanza, ma va bene. Vedi che mi posso fermare e vado appunto sempre a sfumare tutto con la spugnetta. E anche qui devo dire, spero lo vediate molto bene perché non si è mangiato il correttore, assolutamente, assolutamente perfetto. Andiamo a fare anche un po' di contouring e utilizzerò la matita per il contour del Step by Step Contour di Smashbox. Vado a mettere un altro po'. Avevo paura che non si sfumasse, quindi ci sono andata molto molto lieve, perché comunque queste si fissano molto in fretta, ma invece non ho avuto problemi, quindi vado a intensificare un pochino. Quello che faccio io è sempre picchiettare anche in questo caso. Però vediate qualcosa in video. Ok, potrei intensificare ancora un po' volendo. Anche se dal vivo in realtà è già molto visibile, però vedo che in video non vedo niente, voglio che riusciate comunque a vedere bene. Ok, direi che adesso ci siamo, mi auguro. Direi di sì. Ok, mi fermo altrimenti esagero veramente. Ok, ora andiamo a settare il tutto con la cipria, in questo caso con la close-up di Nabla. Ovviamente andrò anche in questo caso ad applicarla con la spugnetta a mo' di baking, che come sapete è una cosa che io non amo fare il baking, però solo per voi lo farò. Ah, un'altra cosa che volevo fare, beh, intanto fisso il contorno occhi, va. Come vedete, il mio concetto di baking non è proprio un baking, baking. Perché altrimenti ovviamente divento una vecchia. Una cosa che volevo fare era fare anche un po' di contouring, sempre con questi matitoni, ma per gli occhi. Quindi vado a mettere il marrone freddo nella piega. Vedete? E andrò sempre a sfumare con la spugnetta. Credo che la spugnetta mi ha avesse la cipria, quindi sto facendo un mezzo casino, ma in realtà no, neanche tanto. Meno male. Ovviamente come regola fatelo prima con la spugnetta bagnata, prima di metterci la cipria, però va bene. Comunque si vede. E poi sulla palpebra mobile non so se mettere il colore caldo o il colore chiaro. Per il mio tipo di palpebra sarebbe meglio il colore caldo, che i colori chiari non è che siano proprio... Wow, ok, vado per il colore caldo. Perché come, per chi non lo sapesse, questo è un trio con un colore caldo, un colore scuro e un colore chiaro.
che qui vado un pochino a sfumare. Ok, vado ad intensificare un pochino la piega. Sto realizzando interamente il mio trucco finora con la spugnetta, anche il trucco occhi. Ovviamente non è che sarà il trucco più figo del mondo, però un trucco diciamo correttivo. Li metto un po' anche sotto. State che sto temperando quella chiara che era senza, totalmente senza punta. E vado a metterne un po' qua. Finora ho fatto tutto comunque con la punta della spugnetta. Spero vediate qualcosa. Ok. Adesso fisso anche l'ombretto, diciamo, con la punta della con la cipria. E poi faccio tutto il viso invece con quest'altra parte. Non ci creare. Stavo pensando che avrei potuto portare anche un blush. Però mi sa che non ho portato un blush in crema. Però forse ho dei rossetti in crema. Adesso vediamo un attimo. Perché tutto sommato questo esperimento mi sta piacendo. E la spugnetta devo dire che mi sta aiutando tantissimo. Devo dire che per me che ora il baking in realtà sta andando molto bene. Ovviamente anche la cipria è molto buona per il baking, questa qua di Nabla. Posso fermare qua. Allora, non adesso farò un disastro, ne sono certa. Perché utilizzerò un rossetto come blush. Aiuto. Di prendere proprio poco, 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 poco. Ovviamente anche questa è una cosa che io avrei dovuto fare prima di mettere la cipria, ma ovviamente io sono pazza. Perché ovviamente sono un rossetto in crema. Però, dai, vediamo se riesco a non fare danni neanche dall'altra parte. Ma tutto sommato, che dite? Non mi dispiace. Ok, adesso ci sarebbe da fare le sopracciglia, il mascara e il rossetto, ovviamente quelli ragazzi con la spugnetta non si può. Magari finisco proprio rapidamente il make-up. Mascara e utilizzo quello di Lancôme, il Hypnose, questa è una mini size, questo è lo scovolino. Devo dire che mi piace molto questa mascara. Vedo che tra l'altro qua non ho fissato bene.
proprio a fare solo una passata veloce. Vedete, wow, guardate che differenza. Per le sopracciglia utilizzo una matita di Kiko, della Precision Eyebrow Pencil, la numero 5. Devo dire che piacciono molto queste matite. Proprio così, in maniera proprio molto naturale. E poi le vado a fissare con il mascara per sopracciglia, il brow set di MAC. Ecco, io avevo un trucco molto molto naturale. Mentre sulle labbra, niente di naturale, assolutamente. Perché andrò ad applicare la Glitter Goals di NYX nel colore Bloodstone. Vedremo tutta l'importanza delle labbra. Un profumo molto buono. Qua. Spero di averlo messo decentemente perché, come al solito, sapete che sono io e non ci vedo granché. Allora, questo è il make-up finito. Ovviamente, è un make-up che a parte le labbra è molto naturale, però è un make-up anche molto veloce. Se magari non avete tanti prodotti o non so, andate di fretta, può essere un'idea molto carina perché alla fine l'abbiamo realizzato interamente con la spugnetta. E ci ho voluto un attimo. Devo dire che questa spugnetta io la amo. A parte il nome che per me è quasi impronunciabile, Instalash, ma alla fine mi imparerò. O meglio, scrivetemi sotto come si pronuncia, così magari riesco pure a pronunciarla meglio. Si scrive così, vedete, c'è scritto anche qua. No, forse lo vedete meglio qua. Ma comunque vi lascio tutti i link dell'info box. E wow, cioè, considerate che questa viene 4,50, ci ha dato tutto il trucco, non mi ha portato via il trucco, il fondotinta, ma ha applicato benissimo anche la cipria, anche per il soft baking. Ci ho applicato comunque delle creme sopra le polveri, non mi è creato problemi, mi ha sfumato tutto senza crearmi problemi. Veramente io sono senza parole. È morbidissima, ora non riesco a trovargli un difetto. Quindi vi consiglio veramente tanto queste spugnette, andatevi a dare un'occhiata. Specialmente poi con lo sconto, che quindi se costano normalmente 9 euro, tutte e due con lo sconto del 10% le pagherete ancora molto meno. Questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se è così mettetevi un mi piace, fatemi sapere se avete acquistato queste spugnette e alla prossima, un bacione! Ah, ultima cosa, anche il codice non è affiliato, non guadagno un euro, mi raccomando, un bacione, ciao!